Una puntata ancora dedicata ai temi degli infortuni, delle vittime, degli incidenti di strada. Perché? Perché approvato dal governo il nuovo codice della strada. Multe, sintetizzo, fino a 1.700 euro per chi usa il telefonino. Sospensione della patente, già la prima infrazione. Multa aumentata a 422 euro e decurtazione portata da 5 a 10 punti per chi usa cellulari e simili mentre si guida. Ma non è finita. Queste sono una delle tante modifiche al codice della strada contenute nel decreto legge di riforma approvato dal Consiglio, che aspetta evidentemente la vidimazione dal Parlamento. Noi ne approfittiamo oggi per darvi queste concrete informazioni, anche perché ci dispiace dirlo, vediamo la stampa, i media poco attenti a queste novità. Torniamo a parlarne con l'Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada, che già conoscemmo nella figura della Presidente Manuela Barbarossa. In questo caso noi abbiamo come ospite davvero d'onore, siamo molto contenti di poterlo ospitare, il vicepresidente, che è l'avvocato Bellanca, che tra poco incontreremo e che sarà insieme con l'avvocato Franchi, l'avvocato Alberto Franchi del Foro di Verona, il nostro interlocutore. L'avvocato Giuseppe Bellanca è una scelta appropriata, visto anche il tema che ci siamo dati, quello di dare concrete informazioni. Il tutto, come sempre, dopo la sigla. A tutti gli ospiti, dunque, il mio ben ritrovati e soprattutto, insieme con l'avvocato Franchi, che subito salutiamo, al nuovo ospite, che è appunto l'avvocato Giuseppe Bellanca, che è vicepresidente dell'associazione che abbiamo presentato. Benvenuti a entrambi. Grazie, Grazie, buongiorno. direttore. Potete anche presentarvi tra di voi, perché credo che da colleghi è la prima volta che ci capita mettere a confronto l'avvocato Franchi con un collega ed è un piacere. Ed è un piacere mio confrontarmi appunto col collega Franchi, di cui ho già sentito parlare, sia per l'autorevolezza sia naturalmente per la Ah, professionalità. Un sì, grande piacere. l'avvocato sta arrembando nella classifica della Hit Parade settimana dopo settimana, come è giusto che sia. Allora, partiamo, direi da lei, avvocato Bellanca, perché cominciamo col declinare i vari punti. Autovelox e limiti di velocità. È un tema importantissimo. Diverse le novità nel nuovo codice della strada. Tra di esse possiamo citare la stretta appunto sugli autovelox selvaggi e l'inasprimento delle pene per tutti coloro che non rispettano le regole. Ma magari le chiederei di preambolare il tutto intanto con un giudizio complessivo su queste nuove regole e dopo entrare in questo merito. Le do Allora, dunque la parola. grazie direttore. Allora, l'Associazione Vittime della Strada ha partecipato con diversi incontri presso il Ministero appunto delle Infrastrutture con il Ministro Salvini in un confronto anche con altre associazioni finalizzato a migliorare il codice della strada. Il primo elemento che volevamo introdurre è il concetto degli autovelox e dei limiti di velocità. Gli autovelox spesso e volentieri vengono individuati, soprattutto dai comuni, come uno strumento di meta, di cassa, più che di sicurezza stradale. Proprio per questo noi siamo concordi nell'intervento da parte del governo finalizzato a rendere gli autovelox certi, sicuri, visibili e pertanto svolgere effettivamente il loro ruolo. Il ruolo degli autovelox deve essere quello di controllare velocità, fare in modo che tutti gli utenti della strada percepiscano l'esistenza di un pericolo, la necessità di adeguare la velocità allo stato dei luoghi e dunque la velocità alle strade che stanno percorrendo e non diventare un elemento punitivo e anche inutile, come spesso e volentieri viene percepito.
Non a caso ricordiamo che una delle battaglie che l'associazione sta portando avanti, ha portato avanti, è proprio della individuazione repentina e immediata per gli utenti della strada e dell'autovelox, e da qui la necessità che gli introiti degli autovelox abbiano, come prevede il codice 208 del codice della strada, effettivamente poi destinati alla sicurezza stradale. Come potrà confermare anche il collega Franchi, l'articolo 208 obbliga i comuni a destinare l'articolo del codice della strada, naturalmente, obbliga i comuni a destinare il 50% dei proventi delle multe per la sicurezza stradale. Questo non avviene, questo perché, come spesso e volentieri accade in Italia, esiste la norma ma non esiste la sanzione per i comuni. In che senso? E mi spiego meglio. Il mancato rispetto non comporta nessuna sanzione per i comuni, i quali destinano in questo modo questo 50% che dovrebbe essere destinato alla cartellonistica verticale e orizzontale, ai controlli, destinato naturalmente alla sicurezza stradale, per altre destinazioni a cui il codice naturalmente ne è estraneo. Dunque noi ci siamo battuti, come molti altri cittadini, come molte altre associazioni, perché gli autovelox fossero sicuri, visibili e fossero effettivamente destinati alla finalità per cui sono stati appunto individuati, prospettati e realizzati, che è quello del controllo della velocità, soprattutto nelle strade di maggiore pericolosità. Questa è la finalità degli autovelox. Viceversa, spesso e volentieri erano e sono ancora oggi nascosti, hanno la finalità appunto di punire appunto il povero utente che magari ignaro supera di pochi chilometri il limite di velocità, e questo non deve essere realizzato. Siamo concordi se parallelamente all'individuazione degli autovelox e la loro collocazione in maniera certa, sicura, ci fosse anche, qua ci siamo battuti come associazione vittime della strada, un inasprimento delle sanzioni per coloro che violano appunto la norma, soprattutto della velocità, perché ricordiamo, la velocità unitamente alla distrazione, all'utilizzo appunto, la distrazione intesa come, e poi magari lo affronteremo, l'utilizzo dei cellulari eccetera, nonché la guida in stato depresso, sotto l'effetto di stati stupefacenti, sono le prime cause che comportano l'80% degli incidenti stradali. E difatti si arriva avvocato fino ai 1.400 euro nei casi più gravi di questa violazione. La devo interrompere perché ho tante domande, il tempo è quello che è, ma sentiamo, a proposito, lei l'ha citato, l'avvocato Alberto Franchi, perché era brutta quella situazione, avvocato Franchi, del veder posizionare quegli autovelux strategicamente per un solo motivo, che era quello improvvisamente di farci scendere improvvisamente con la velocità, ma non sempre ci si riusciva, insomma diventavano quasi pericolosi essi stessi. Cosa dice lei, avvocato? Dico, direttore, che il collega Bellanca ha risposto in maniera esaustiva al tema che ci ha proposto. Oggi gli autovelux sono semplicemente meccanismi per fare cassa, ma oggi con le nuove normative dovranno essere disposti, installati in quei punti dove sia effettivamente necessario per rispettare il codice della strada. Quindi, e mi permetto di ricordare, avvocati, che devono anche essere segnalati prima, con molto anticipo, cosa che non veniva fatto, al di là di nasconderli dietro la siepetta o l'alberello, non venivano proprio se non all'ultimo minuto. Prego. No, ecco, e quindi il collega ha questa tematica, cioè l'utilizzo vero, la finalità vera dell'autovelox, il collega ha risposto in maniera estremamente chiara e non posso che condividere le sue affermazioni. E allora possiamo passare al tema, altro tema caldissimo, neonucleati, quelli più evidenti, i cellulari. Cellulare alla guida, da voi associazione ormai stigmatizzato per bene, che è una delle cause più importanti degli incidenti, soprattutto quelli mortali. Linea dura contro chi utilizza cellulari e dispositivi elettronici, attenzione, tout court, alla guida. Avvocato Bellanca, a lei. Certo, come giustamente sottolineava il collega Franchi in maniera brillante, gli elementi della distrazione è un elemento fortemente negativo. Mi permetto di porre questo esempio:
gli ingegneri cinematici ci riportano che guidare distratti naturalmente guardando il cellulare a 100 km all'ora vuol dire percorrere più di 100 metri ad occhi chiusi, e in quei 100 metri può succedere di tutto: un bambino che attraversa un altro veicolo che distrattamente si mette nel traffico veicolare, o noi stessi che distratti dal cellulare non teniamo rigidamente la strada. Oggi come oggi la tecnologia ci permette di guidare necessariamente e rispondere al telefono senza consultare il cellulare. Poi se si vuole essere a tutti i costi distratti, consultare le email come alcuni fanno, e c'è i WhatsApp e tutte queste nuove tecnologie che comunque ci hanno subissato e in qualche modo catturato, naturalmente ti assumi una responsabilità. E conseguentemente ti assumi la responsabilità anche di perdere l'utilizzo della patente, perché ricordiamo, l'utilizzo del veicolo, della macchina, è come mettere sul cruscotto, utilizzo questa appunto metafora che utilizza spesso e volentieri la nostra presidente, la dottoressa Barbarossa, è come mettere sul cruscotto un revolver, una pistola. Guidare col cellulare vuol dire guidare senza appunto sapere quello che puoi commettere, consapevolmente però ti assumi la responsabilità, e qua il collega Franchi naturalmente potrà meglio di me naturalmente Ma io dire vorrei tirarlo subito in ballo l'avvocato Franchi, perché? Perché lei sta toccando un argomento importantissimo: i tragici incidenti avvenuti con i giovani che stavano chattando per farsi riprendere, li abbiamo tutti ancora sotto gli occhi e come immagini e come altro, come resoconto poi cronachistico. Che dice, avvocato, dunque, lei di questo inasprimento rispetto all'uso del telefonino e anche quindi al guidare in qualche modo chattando con gli amici, usando il telefonino in poche parole come una telecamera? Avvocato Franchi. Credo, direttore, e ovviamente la mia considerazione la espongo al collega, è il tema vero di tutta questa normazione restrittiva sia questo. Cioè la domanda è: queste nuove sanzioni, questo irrigidimento continuo normativo sul codice della strada, serviranno effettivamente, avvocato, a dissuadere questo tipo di comportamenti oppure no? E qual è la soluzione a questa problematica, secondo lei, avvocato? Io ritengo di sì, se noi, copiando i nostri cugini francesi, torniamo a controllare effettivamente le strade. Cito un dato: a parità di numero di poliziotti, carabinieri, dunque di forze dell'ordine sulla strada, in Francia eseguono 4 volte il numero dei controlli rispetto all'Italia. Allora, o sono più bravi i nostri cugini francesi, oppure siamo poco efficienti noi in Italia. Perché questo cosa vuol dire? Se io mi metto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o gioco con il cellulare e sono sicuro che avrò un quarto dei controlli che avvengono in Francia, vuol dire che avrò un quarto di possibilità di essere punito. Dunque vanno benissimo la restrizione e l'irrigidimento, come dice giustamente il collega Franchi, appunto delle sanzioni, ma devono essere accompagnate ai controlli, alla verifica concreta, reale, appunto delle norme, perché altrimenti rimangono lettera morta, purtroppo. Certo. Io direi che state facendo un lavoro veramente importantissimo di botta e risposta. Mi complimento con l'avvocato Franchi che quando vuole sa essere anche un intervistatore. L'ha notato, vero, Bellanca, lei? Impari dai colleghi più anziani. No, questo no, imparo sicuramente a più anziano, non direi. Bravissime, sì. Mi posso permettere troppo l'amore che ho vero nei confronti dell'avvocato Franchi. Adesso parliamo di un terzo elemento molto importante anch'esso, ribadendo
quello che ha detto Franchi un attimo fa, quando ha detto ma cosa serve tutto ciò? Ecco, guida in stato di ebbrezza. Anche qua i dati della cronaca sono allarmanti, quasi sempre si va poi a evincere che c'è o l'ubriachezza o un po' di cocaina, insomma c'è uno stato alterato. Anche sotto questo aspetto sono state introdotte delle novità: divieto assoluto di bere alcolici per chi si mette alla guida, obbligo di installazione dell'alcol per chi invece è stato colto a guidare in stato di ebbrezza. È un dispositivo, se uno ancora non lo conoscesse, che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero, da non sottovalutare per niente. Che dice l'avvocato Bellanca? Poi sentiamo l'avvocato Franchi. Noi ci siamo battuti per l'introduzione di questo strumento, che è uno strumento economico, molto facile da installare e che potrebbe essere installato su tutti i veicoli. Questo perché secondo noi c'è la necessità di installarlo su tutti i veicoli, perché darebbe una garanzia, una sicurezza a tutti gli utenti della strada. Gli incidenti stradali per l'OMS entro il 2030 sarà il prima causa di morte tra i ragazzi tra i 14 e i 24 anni. Dunque la prima causa di morte è l'incidentalità stradale. È qui che dobbiamo intervenire sui ragazzi che spesso volentieri, condizionati dalla pubblicità, dalla società e da tutto quello che conosciamo, vengono spinti non solo a guidare velocemente, ma anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sotto l'effetto di alcol. E qui l'intervento del governo è quello che tutti quanti, noi come associazione con la nostra presidente in Parlamento, abbiamo perorato, appunto. E cioè, speriamo naturalmente che questo inizio, naturalmente questo percorso venga condotto e portato avanti correttamente. Dimenticavo, e mi rivolgo adesso all'avvocato Franchi, che va aggiunto che chi viene trovato in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze, abbiamo detto prima, rischia la sospensione della patente fino a 3 anni. Ecco il suo giudizio, avvocato Franchi. Il mio giudizio è sostanzialmente analogo a quello del collega. Tutto bene, ma occorre una sorta di verifica e di controlli dei nostri comportamenti sulla strada, perché se a questi irrigidimenti non fa seguito un'attività di controllo, rimane lettera morta. Si pone poi il tema, direttore, anche questo di assoluta importanza, ma io credo che il collega non possa che condividere questa mia affermazione, anche della prevenzione, cioè bisogna oggi cominciare. Abbiamo detto tante volte, direttore, in situazioni drammatiche che abbiamo potuto vivere assieme in queste sue pubblicazioni, il tema che oggi vada fatta una formazione, vada fatta una prevenzione partendo dalle scuole. Credo che oggi l'associazione, il ruolo svolto dall'associazione sia fondamentale sotto questo profilo, per far capire ai ragazzi proprio il tema della pericolosità ed cui vanno incontro nell'utilizzo e nel guidare delle macchine in maniera sconsiderata, quindi coi telefonini, usando sostanze stupefacenti e quant'altro. Quindi duplice aspetto: prevenzione e quindi illustrazione di queste pericolosità nelle scuole, ma anche irrigidimento, inasprimento dei controlli. Ecco, questo è il tema sul quale io veramente concordo col collega. Mi pare, Bellanca, lei è giovane, ma io mi creda, ricordo che si è parlato di educazione stradale nelle scuole 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, fino all'anno scorso. Però aggiungo quest'altra nota e mi rivolgo ancora all'avvocato Bellanca a proposito di giovani, i neopatentati non potranno guidare auto più potenti per i primi 3 anni dopo il conseguimento della patente. Questa è una norma che ha varie sfaccettature. Lei come la giudica, avvocato Bellanca?
positiva perché utilizzare, guidare i principali incidenti che hanno destato l'attenzione dell'opinione pubblica sono gli incidenti che hanno visto questi giovani ragazzi guidare voli di, per calcolo non possono essere definiti, da più di 500 cavalli, Lamborghini, Ferrari, eccetera, causando incidenti mortali. Dunque, il fatto di andare a step nel conseguimento e nella possibilità di guidare veicoli sempre più potenti è necessariamente legato a una capacità di poter guidare, di saper guidare. Noi come associazione avevamo proposto anche una graduazione del tipo di patente, vale a dire guidare una Panda o guidare una Ferrari da 600 cavalli, anche se io ho conseguito la patente B, non è la stessa cosa, perché devi avere delle capacità e delle attitudini di guida che non tutti hanno. Conseguentemente, più cresce la potenza, secondo la nostra associazione, e maggiore deve essere il tipo di patente che tu devi conseguire, e anche sostenendo dei corsi speciali, corsi di guida sicura, eccetera. Il collega Franchi prima diceva, e come lei direttore, la prevenzione nelle scuole, la prevenzione appunto anche noi diciamo come associazione vittime della strada Ibis, anche nel momento del conseguimento della patente. Noi abbiamo chiesto al ministro di introdurre per il conseguimento della patente, anche la patente per i motorini, 2 ore obbligatorie di video, di corsi, di formazione dove si va a vedere l'incidentalità stradale, cosa vuol dire, cosa significa guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e le conseguenze che tu puoi causare, perché con i bambini, con i ragazzi, educandoli, come giustamente diceva lei direttore e il collega Franchi, è la base fondamentale per prevenire gli incidenti appunto anche nel prossimo futuro. E vale la pena sottolineare che un'altra norma dice a questo proposito che se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente, anche qua quanti casi recenti ve ne siete resi conto, o ubriaco o drogato, deve aspettare fino ai 24 anni per guidare un'auto. Non sottovalutiamola questa norma. Do il fondo a un'altra notizia e dopo lascio a voi il compito di concludere, perché c'è un'altra notizia che dice i monopattini. I monopattini privati dovranno avere un codice identificativo, l'assicurazione, e per utilizzarli sarà necessario il casco. È un pericolo quotidiano sulle strade, sia che noi siamo pedoni, sia che siamo ciclisti, sia che siamo in autovettura. E è un'informazione che anche a queste va data. C'è il tempo nel dirvi grazie, siete stati straordinariamente bravi nel condurre in porto una operazione che voleva, nelle mie intenzioni, essere informativa e riflessiva. Lascio adesso ad entrambi la parola per gli ultimi commenti prima di congedarci. Avvocato Bellanca. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio la vostra trasmissione che ha permesso all'associazione di dare voce appunto alle vittime della strada. È la prima cosa importante. Noi ci battiamo quotidianamente per gli incidenti stradali, per la prevenzione. L'introduzione di regole molto, molto importanti anche per i monopattini va nella direzione di limitare gli incidenti stradali, soprattutto per gli utenti deboli. L'obbligo dell'assicurazione, e ci permettiamo, noi abbiamo suggerito anche l'obbligo di conseguire un piccolo patentino almeno per conoscere quelli giusto, che sono i segnali stradali, è un concetto basilare, fondamentale, che il nostro, purtroppo, il Parlamento disattende, perché prima di introdurre il monopattino devi pensare alle conseguenze anche negative che possono generare. Sono veicoli che vanno a più di 20 all'ora, a 20 km all'ora, e subire un incidente con un veicolo appunto di 20 km all'ora comporta tutta una serie di conseguenze anche tragiche nei casi più importanti. Dunque va bene l'intenzione, va bene la regolamentazione, bisogna spingersi naturalmente a tutelare sempre gli utenti, compresi anche coloro che conducono i monopattini, perché è un elemento di tutela anche per loro, sapere che sanno, conoscono la segnaletica stradale, sanno naturalmente che in caso di incidente sono coperti anche loro da un'assicurazione. Giusto. Avvocato Franchi, a lei la conclusione definitiva. Io
Concludo dicendo veramente due parole ringraziando il collega. Il tema lo conosciamo, il tema è quello della pericolosità di questi mezzi che sfrecciano talvolta velocità elevatissime. Oggi c'è un nuovo dato, direttore, e l'avvocato Bellanca lo conosce, questo nuovo orientamento dei sindaci che stanno introducendo il limite dei 30 chilometri all'ora nelle città. A questo tema c'è una sorta di sollevazione popolare, ma io credo che la direzione debba andare, come peraltro nei paesi europei è stata introdotta questa normativa, lentamente debba entrare necessariamente anche nelle nostre città. Quindi concludo dicendo, facendo tanti complimenti a queste associazioni, perché grazie a loro noi otteniamo, attenzione direttore, queste norme di legge sono frutto del lavoro delle associazioni. Associazione italiana, lo ricordiamo, vittime e infortuni della strada. Ed è stato veramente un grande piacere conoscerla, avvocato Giuseppe Bellanca, ma davvero di cuore, al punto che io e l'avvocato Franchi, quando incontriamo sul nostro percorso persone che meritano, li minacciamo, che ci faremo sentire altre volte quando ci fosse necessità di comunicare con congruità delle informazioni come quelle importanti, secondo me, che oggi abbiamo agevolato a far sì che fossero prima conosciute e sulle quali si potesse poi riflettere. Grazie dunque all'avvocato Bellanca. Grazie a voi, grazie. Certo. E come sempre un abbraccio forte all'avvocato Franchi. Io sono stupito di come, tra l'altro, un grande penalista, qual è l'avvocato Franchi, sappia, quando è richiamato all'ordine, declinarsi anche sui versanti di un civile che sempre di più drammaticamente si va a intrecciare ormai con il penale. Mi volevo anche sottolineare questo aspetto a entrambi dicendo grazie e a presto, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Grazie.